fortunata perché era una grande esperienza. Siamo stati i professori, i studenti, dottore Rino, dottore Punzi, tutti siamo stati una famiglia e si trova così bene a Martina Franca. E come sono stata da 15 anni prima qui, ho suonato un concerto e poi anche 3 anni prima sono stata lì, mi trovo come a casa perché la gente è così aperta e anche il pubblico capisce la musica, il senso della musica, e questo si sente quando uno è al podio. E questo sentimento è anche molto importante per gli studenti, perché il futuro della musica qualche volta non trovo veramente bene. E vedo anche che in Italia può essere peggio che in Austria. E di trovare giovani che sentono questa forza della musica, noi dobbiamo avere veramente, noi combattere per la musica, e trovo che siamo stati contenti, abbiamo cominciato qui. Tante frasi che hanno la direzione, qualche sbaglio, che non hanno la direzione, ma l'80% è molto la direzione. Sì. Allora, che mi è piaciuto molto oggi sono stati questi ponti geni. Tu puoi fare un po' più di differenze dentro. Sì, e come il vento oggi. Questo ciclo di masterclass che sono state organizzate dalla Fondazione Paolo Grassi per la prima volta con gli strumenti violino, viola e violoncello, posso dire che è stato un bel successo. In effetti siamo partiti tardi con la pubblicità di questo corso e malgrado ciò i corsi sono stati estremamente affollati e ben seguiti. Per me personalmente è stato oddio, il Festival di Martina Franca lo conoscono tutti, quindi da quel punto di vista non era una sorpresa incontrare più un'organizzazione impeccabile, queste cose così. Quella che è stata per me la sorpresa è stato proprio il conoscere Martina Franca, che devo confessare non conoscevo e mi ha incantato, perché la bellezza di questo centro storico è inimmaginabile, è straordinariamente, prende e cattura al primo momento, quindi questo è stato bellissimo. Devo dire che il successo di un corso è fatto anche dai luoghi, soprattutto per dei ragazzi che vengono da lontano, vengono da altri continenti, da altri paesi, e far vedere loro queste incredibili bellezze dell'Italia, secondo me, sveglia il loro entusiasmo, il quale poi si riflette sulla musica che fanno, perché la musica non è una cosa fine a se stessa, la musica è proprio la manifestazione dell'essere umano. L'essere umano è felice perché vede qualche cosa che esteticamente, culturalmente lo stimola e reagisce in questo senso. Quindi
è stato un grande successo e la qualità degli studenti è stata ottima, ottima. Infatti più della metà di loro, sono stati presentati nei concerti. Life is actually, I earn money, I live it through music, so often I play in chamber ensembles, not so much in orchestras, unfortunately, but my first job is teaching, and here I came for the masterclass to study cello, to play better, to develop myself as a cellist, but also as a teacher, and it has been a really great experience with Professor Brodbeck.